La Civitanovese, dopo circa due mesi, ultimo successo datato 20 gennaio 1-0 nel derby contro la Maceratese, torna al successo al Polisportivo piegando l'Isernia in uno vero e proprio scontro salvezza. Vittoria doveva essere, vittoria è stata dunque per la formazione di Giovanni Cornacchini, trascinata dalle reti di Biso, doppietta dal Dischetto e da Covelli. Tre punti che danno ossigeno ad una classifica però che ancora resta non proprio tranquilla, con il rischio play-out ancora purtroppo vivo. Civitanovese a trazione anteriore al via, con Cornacchini che proponeva una squadra d'assalto con il classico 4-3-3. Assenti Malus per squalifica e Digno per infortunio. Tutti a disposizione invece per Farina sull'altro versante, che ritrovava nel suo 4-3-2-1 Guglielmi dall'inizio. Ad arbitrare la delicata sfida a salvezza il signor Moretti di Foligno, che ha diretto davanti a 300 spettatori circa. Ma vediamo com'è andata con l'aiuto delle immagini. Si inizia con il doveroso minuto di raccoglimento in memoria delle tre vittime scomparse tragicamente a Civitanova recentemente. Pronti via e al settimo la gara si mette subito bene per la Civitanovese, che passa in vantaggio. Moretti è steso platealmente in area di rigore da Ricci. Per il signor Moretti, rigore sacrosanto che Bisol dal Dischetto non fallisce per il vantaggio locale. La Civitanovese controlla senza affondare più di tanto, mentre dal guscio esce per la prima volta l'Isernia, che al 22esimo scagliava il suo primo tiro in porta con l'ex Ancona Guglielmi, che da 20 metri circa calciava non di molto al lato dalla destra di Perozzi, di nuovo titolare per l'occasione. Ancora Isernia che insiste, anche se in modo sporadico. Al 30esimo Molisani mettono paura alla retroguardia rosso-blu con una punizione di Iaboni che si alzava sopra la traversa di poco. Risposta Civitanovese che non tardava ad arrivare, infatti al 32esimo Galli, servito da Moretti di testa in area da buona posizione, non inquadrava la porta con la palla che accarezzava il palo alla sinistra di D'Arienzo. Primo tempo che terminava senza sussulti particolari, con la Civitanovese in vantaggio. Nella ripresa l'Isernia presenta subito due novità. Farina inserisce dal primo minuto Coppola per Nicolai e Maiorano per Fucci. Resta invece invariata la Civitanovese, che si presenta con gli stessi effettivi del primo tempo. Ma nemmeno dopo appena 50 secondi la Civitanovese trovava il raddoppio. Ancora una volta Bisol dal Dischetto non perdonava, trasformando il calcio di rigore decretato su segnalazione dell'assistente Di Carlo dopo un fallo di mani in area di Bianchi. Sulle ali dell'entusiasmo la Civitanovese al terzo sfiorava il tris, con la vista che però, servito da Covelli in area, sprecava alzando da ottima posizione sopra la traversa. Al settimo la gara si potrebbe riaprire con l'Isernia che trovava con un gran gol di Ricci dai 30 metri circa il gol del 2-1, complice una papera di Perozzi, ma l'assistente annullava per una presunta posizione irregolare al momento del tiro di Coppola. Proteste vibranti in campo e scampato il pericolo, la Civitanovese in contropiede trovava il tris. Covelli, a seguito di una insistita azione personale, alla fine da fuori area trovava l'angolino giusto per battere D'Arienzo per il gol che dava la giusta tranquillità, mettendo una seria ipoteca sul risultato. L'Isernia non ci sta e al 14esimo prova a riaprire i giochi, ma Perozzi questa volta è bravo ad opporsi ad una conclusione ravvicinata di Iaboni. Perozzi ancora sugli scudi, pochi secondi più tardi, questa volta era bravo il portiere rossoblu a respingere di pugno una violenta conclusione di Coppola dalla distanza. Al 18esimo Civitanovese vicina al poker, ma Covelli, pescato magistralmente da Biso, tutto solo clamorosamente sciupava alzando addosso a D'Arienzo in disperata uscita. Al 21esimo immediata risposta dell'Isernia, con la gara che diventava ricca di emozioni da ambo le parti. Molisani vicini al gol della bandiera con un colpo di testa di Coppola deviato in corner da Covelli. Il gol comunque era nell'aria, arrivava al 24esimo con Bianchi che sotto misura firmava il 3-1. Bianchi protagonista però anche in negativo, visto che dopo appena 30 secondi veniva espulso per somma di ammonizioni per un fallo sulla vista, complicando pesantemente la situazione in casa molisana, sotto di due reti e in 10 per i restanti 20 minuti. Nonostante l'inferiorità non molla l'Isernia, con la Civitanovese che controlla e nel frattempo getta nella mischia prima Bubalo per Galli e poi Filopati per Botticini, mentre nell'Isernia si esaudiscono le sostituzioni con Farina che getta nella mischia Tortora in luogo di Iaboni. Al 41esimo a gara praticamente
quasi chiusa. Cinovese vicina di nuovo alla quarta segnatura, ma Boateng da poco in campo, servito dalla vista, non c'entrava la porta da invitante posizione. Finale senza particolari emozioni da segnalare, con la Cinovese che oltre a trovare la vittoria raccoglieva il saluto dei propri tifosi. La prestazione c'è stata, era uno scontro diretto, sapevamo dell'importanza della partita, l'abbiamo preparata secondo me bene, siamo stati fortunati, abbiamo giocato bene, abbiamo meritato probabilmente. Ecco, tre punti che danno una spinta maggiore per un finale di campionato ancora tutto da conquistare, visto soprattutto un calendario che non vede proprio la Cinovese dei migliori, se è d'accordo con noi. Sì, sinceramente riguardo partita per partita, ormai mancano tre, dobbiamo andare a affrontare San Nicolò, che sicuramente non regalerà niente, quindi dobbiamo essere concentrati e cercare di fare risultato pieno, perché poi mi sembra che ci siano anche altri scontri diretti, quindi dobbiamo essere bravi a non mollare, soprattutto adesso, perché voglio dire, dopo una partita come abbiamo fatto oggi dobbiamo cercare di continuare ad essere così incisivi, anzi un pochettino di più, anche perché anche oggi abbiamo avuto, mi sembra, diverse palle gol, quindi dobbiamo assolutamente concretizzarne di più, però insomma è andata bene.